Buongiorno cari amici e cari amiche. Oggi ho la giornata un po' più libera e quindi ho pensato di ritornare sul discorso delle differenze tra un duello reale e il duello coreografato, il combattimento scenografico che noi siamo abituati ad eseguire. Quali sono le differenze fondamentali? Le differenze fondamentali sono che il duello vero presuppone l'utilizzo di armi mortali. Quindi le spade o le mazze o tutto quanto quello che si andrà ad utilizzare sono assolutamente pericolose. Il duello coreografato o il duello da reenactors è fatto utilizzando spade come queste, spade o armi, direi utilizzando terminologia piuttosto desueta, armi cortesi. Non fa piacere prendersi una botta di una sbarra di ferro come questa qui, a tutta velocità magari, ma sicuramente l'effetto finale non sarà devastante come se questa fosse una vera spada. L'altra fondamentale differenza è l'intenzione. Che intenzione ha un uomo che ne affronta un altro in un duello? La sua intenzione è molto semplice, quella di far fuori l'avversario prima che lui faccia fuori se stesso, lui stesso. Ecco, mentre l'intenzione che abbiamo noi in uno spettacolo è quella di divertire, di appassionare, di far battere il cuore un po' più forte allo spettatore. Quindi sono cose completamente differenti. Che poi noi andiamo a utilizzare degli stili di combattimento antico più possibile corretti, questo qui fa parte della passione che abbiamo per la ricostruzione storica. Ma ricordiamoci che sono due cose completamente diverse. Come è completamente diverso un combattimento corazzato, come adesso vanno molto di moda? Sì, sono combattimenti brutali, molto violenti, ma voi immaginate se venissero utilizzate le armi vere. Le cronache del Medioevo ci raccontano di campi di battaglia più simili all'interno di un macello dopo che sono state squartate e sezionate le bestie. Quindi camminavate veramente sopra un tappeto di arti troncati, di viscere, di sangue dappertutto, di corpi straziati. Mentre quello che viene fatto in Bohurt o una di queste cose similari, sì, delle persone si fanno anche male e non poco, ma è un male relativo. Sono spalle rotte, sono gambe slogate, sono fratture. Anche qualche piccola ferita, ma siete protetti da delle armature in titanio e utilizzate delle spade o delle armi che comunque sono cortesi, tra virgolette. Quindi è molto importante questa differenza di concetto. Lo stesso concetto avviene quando noi ci spostiamo a fare una singola attenzione, ma che sia coreografata o che sia meno, l'intenzionalità è totalmente diversa. Se io affronto il mio avversario davanti, anche mettiamo in un duello che sia il più possibile serio, io parto non certo con l'intenzione di fargli un male definitivo, cosa che invece veniva studiata nel periodo antico. Quindi l'intenzione è la prima differenza tra le due cose. L'utilizzo delle armi è la seconda differenza. Nel duello, nel combattimento serio, si usano quelle vere che fanno male, ragazzi, mentre noi utilizziamo queste che fanno un tantino male. Cosa vuol dire fare male? Adesso noi quando ci scontriamo in un combattimento regolato, coreografato, quello che volete, non guardiamo troppo se prendiamo una botta, tanto abbiamo i guanti, tanto abbiamo magari la protezione sotto, un po' di armatura. Quindi andiamo giù abbastanza, come direbbe mio fratello, andiamo scialli, molto lisci. E questo qui non lo era nell'antichità. Allora voi immaginate semplicemente che un combattimento richiede un'intensità psicologica fortissima, perché siete concentrati totalmente su quello che dovrete fare e sulla necessità di non farvi ammazzare. Noi, no, quando facciamo il nostro duello siamo concentrati su altre necessità, quella di magari di vincere il combattimento se uno contro uno.
Oppure di risultare al massimo spettacolari, leggiadri, veloci, efficienti, con una varietà di colpi nel nostro bagagliaio, perché facciamo vedere che abbiamo studiato, che siamo andati dal maestro tale, che abbiamo una forte, base tecnica dietro. Beh, no, nel combattimento antico non era proprio per niente così. Innanzitutto, una ferita da una spada vera, anche piccola, può essere potenzialmente letale. Voi immaginate quando ci si dà un colpo e tu dici, vabbè, mi hai colpito, mi hai preso. No, una volta era magari il dito pollice che ti saltava via, si staccava di netto, oppure potevi perdere la mano. Non so se avete guardato bene, profondamente, le illustrazioni dei trattati di scherma antica. Quelli che fanno vedere proprio la testa che si apre, la pancia con le viscere che escono, il braccio staccato per terra. Ecco, quello lì era l'effetto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando entravate in modalità combattimento, non è come adesso che facciamo tante cose, stile magari correttamente tutte le poste, ci mettiamo lì. No, questi qui stavano magari degli interi minuti a studiarsi. Questo lo potete capire un po' meglio guardando qualche bel vecchio film sui samurai. Dovevi capire e comprendere la psicologia del tuo avversario prima che lui comprendesse la tua. E poi erano pochi, pochissimi colpi efficaci, quelli a cui voi vi affidavate. E non sempre questi colpi erano portati verso i bersagli eroici. I bersagli eroici sono quelli che fanno vedere, guarda, il petto, la testa, il volto. No, tante volte era un colpo in basso, a cercare di azzopparti o a romperti il ginocchio. Perché loro interessava non sprecare la fatica, perché non sapevi quando poteva finire il combattimento, non sprecare la propria forza e il proprio fiato, e cercavano di dare il meno possibile di agio all'avversario di entrare. Quindi scordiamoci tutte quelle belle mosse che noi facciamo in combattimento. Perché non era così. Loro facevano un duello per vincere e sopravvivere. Noi affrontiamo un combattimento coreografato come se fosse una danza di guerra, bella, molto piacevole da vedersi. Ci piace anche mettere in mostra le nostre armi, le nostre armature, perché se no non faremo i reenactors. Ma non saremo mai, dico mai, per fortuna, costretti a combattere mettendo su un piano della bilancia la vita e sull'altro la morte. Quindi la differenza fondamentale tra i nostri combattimenti e quelli è proprio quella. Da una parte del piatto c'era la vita, dall'altra parte del piatto, della bilancia, c'era la morte. Tutto lì. Poi ritornerò su questo argomento e parleremo di come si fa un combattimento scenografico, se per il cinema, se per il pubblico, se per la televisione o per uno spettacolo teatrale. È il mio padre. Anche per oggi, spero di aver registrato bene, vi saluto tutti quanti e a prestissimo sul mio canale. Ciao ciao! Grazie.